nuovo papà si chiama Francesco, ma è nato Jorge Mario Bergoglio. Allora, due parole su questi nomi, perché sono dei nomi che ci fanno capire l'ecumenicità anche del nome del pontefice. Intanto è un nome doppio, e un nome doppio non è affatto raro in Argentina. Gli italiani che sono emigrati in Argentina, come anche la famiglia del Papa, assumevano in genere, una volta entrati nella cultura e nella lingua spagnola, assumevano un doppio nome. Questo è un doppio nome che corrisponde a Giorgio e Mario. Ebbene, due nomi di moda negli anni 30, quando è nato Jorge Maria Bergoglio. Giorgio è un nome di origine greca, che vuol dire agricoltore e che rappresenta tutto un periodo della storia greca. Mario invece è un nome usato presso i latini, di origine etrusca, che vuol dire probabilmente allude a una carica sacerdotale, ma di cui non sappiamo in realtà il vero significato. Comunque non è il maschile di Maria, quindi è un nome mariano soltanto per devozione popolare, ma non per origine e per etimologia. Con questo doppio nome c'è un cognome che è italianissimo, è il cognome Bergoglio. Bergoglio è un cognome piemontese, abbastanza diffuso, portato da più di 1000 persone, e si trova soprattutto nella zona di Asti, Porta Comaro e altri comuni dell'Astigiano, Cortegliana per esempio, e anche nel torinese, per esempio a Santena e a Nona. Che cosa vuol dire Bergoglio? Allora, noi dobbiamo distinguere Bergo da Oglio. Oglio è il suffisso, è un suffisso italiano, come aglio, esiste infatti anche in Piemonte, proprio nelle vicinanze, il cognome Bergaglio, e dovrebbe significare qualcosa come l'insieme delle persone, delle genti che appartengono a una certa famiglia. Quale famiglia? La famiglia dei Bergo. Bergo può avere vari significati, può essere un nome germanico medievale, ma può essere anche un nome italiano del tipo albergo, che è diventato poi semplicemente bergo, oppure può essere una parola dell'antico italiano, derivata ancora dal germanico, che significa argine, cioè era la gente che abitava presso l'argine di un fiume. E questo è il cognome Bergoglio. Jorge Maria Bergoglio ha scelto di chiamarsi Francesco. Qualcuno si è meravigliato del fatto che nessuno prima di questo Papa abbia scelto il nome Francesco. Intanto fino a San Francesco il nome non è che fosse molto comune. Poi bisogna dire che da 1000 anni nessun Papa aveva mai innovato, cioè nessun Papa aveva scelto un nome nuovo, erano sempre i nomi della tradizione papale. L'unico era stato Giovanni Paolo, ma aveva messo insieme i due nomi dei suoi due predecessori. Quindi non c'è nulla di sorprendente in questo. E comunque Francesco è un nome originale ovviamente per un papa. È un nome medievale, un nome tipicamente italiano e corrisponde a francese. Nel Medioevo i nomi che indicavano provenienza da paesi stranieri spesso avevano questa uscita inesco. A noi è rimasto solo tedesco, ma all'epoca si diceva anche turchesco per turco, oppure addirittura inghilesco per inglese. Quindi Francesco vuol dire francese. Pietro di Bernardone, il padre di Francesco d'Assisi, era un commerciante di stoffe, aveva fatto le sue fortune in Francia, era sempre in Francia, si trovava oltre Alpe anche quando nacque il figlio, tornò a casa e scoprì che la moglie lo aveva chiamato Giovanni. Si rammaricò molto, forse si adirò, e a quel tempo gli uomini avevano più potere delle donne, a quel tempo, e quindi gli cambiò immediatamente nome e lo chiamò Francesco. Quindi Francesco vuol dire francese, molto raro prima di San Francesco, molto comune dopo, come tutti i nomi degli ordini mendicanti, quindi anche Domenico, Chiara, Bonaventura, e ha avuto poi un grande successo nei secoli, possiamo chiamarlo un po' un nome sempreverde, che nel Novecento anche ha avuto una grandissima diffusione per i nuovi nati, con un leggero calo intorno agli anni 30-40, dagli anni 20 agli anni 40, quando Franco ha avuto un grande successo, e Franco e Francesco sono solo lontani parenti, in realtà non sono lo stesso nome, e poi si è ripreso fino a diventare nel XXI secolo il primo nome per i bambini. Oggi è un nome di moda, è il numero uno, indipendentemente dalla scelta di Papa Francesco, che certamente darà una spinta ulteriore a che papà e mamme dal 2013 in poi diano al loro bambino o alla loro bambina il nome Francesco o Francesca.